Onorevole Donzelli, sicuramente entusiasmante essere al governo della nazione, ma non è facile. Non è facile, ma ci stiamo prendendo le nostre responsabilità. Non ci nascondiamo, con coraggio e determinazione, facciamo sempre quello che è l'interesse degli italiani. Abbiamo anche la tranquillità di avere 5 anni davanti e quindi faremo quello che serve per l'Italia e ovviamente anche dal governo quello che serve per questa terra. Quindi comunque prosegue il lavoro ottimo che fanno tutti i deputati e i senatori siciliani a Roma anche per difendere questa terra, insieme ovviamente anche a tutti gli alleati, Forza Italia, la Lega, noi moderati. C'è una bella squadra che è sicuramente utile per la Sicilia e per l'Italia. Si parla di Sicilia, di lavoro. Il blocco del superbonus potrà avere delle conseguenze anche su molte aziende che in questa provincia vivono di edilizia. Il problema è stato come è stato fatto il superbonus fino ad ora. Non era sostenibile, non poteva proseguire. Quindi i danni sono dati dalla superficialità di una legge che aveva ovviamente accontentato qualcuno, ma aveva creato una serie di problemi per le casse dello Stato, per le truffe, per le difficoltà. Le banche stesse avevano fermato i finanziamenti. Quindi c'è una situazione molto difficile che deve essere risolta. Il governo si prenderà le sue responsabilità, ma intanto non si può proseguire per il futuro con gli stessi errori fatti nel passato perché non sono sostenibili per la nazione. Oltre al Ponte di Messina, quali altri obiettivi vi ponete per la Sicilia, che è una regione fondamentale? Sicuramente ci saranno investimenti importanti in tutto in tutta l'economia del mare, quindi sicuramente lavoreremo anche per aiutare la Sicilia con l'ottima posizione geografica che ha, che è centrale, che è la porta d'accesso per l'Europa e non deve essere la porta d'accesso soltanto per i clandestini, ma può essere la porta d'accesso anche per l'energia, per le risorse, per il gas, per non solo anche il turismo, quindi è una porta d'accesso per l'Europa intera, può essere una grande risorsa da valorizzare. Noi vogliamo fare dell'Italia l'hub energetico dell'Europa e la Sicilia a questo punto di vista può rivestire un ruolo centralissimo. Le porte d'Europa in questo momento ci sono oltre 2.100 immigrati nello spot di Lampedusa, non si arresta questa ondata? Il governo sta facendo l'impossibile per anche ragionare con l'Europa del controllo esterno dei confini europei. Al tempo stesso poi dobbiamo far rispettare le regole da tutti e dobbiamo anche iniziare a stabilire il criterio di selezionare gli immigrati. Non c'è niente di umano, niente d'accogliente nel far scegliere chi può venire in Italia, trafficanti di uomini che sono quelli che gestiscono i barconi. Deve essere lo Stato a gestire l'immigrazione sostenibile e selezionare chi può venire in Italia. Le ultime elezioni regionali raccontano di un continuo allontanamento degli elettori dalle urne, c'è un calo di votanti. Ecco, come pensate voi di avvicinare ulteriormente e di aumentare le persone alle urne? A fare il nostro dovere pensando al bene degli italiani. Mi permette di dire che quando anche con affluenze similari vinceva il centro-sinistra non c'era il problema della scarsa affluenza, quando vince il centro-destra sono gli elettori che si allontanano. Credo che forse anche una buona opposizione in Italia che fosse costruttiva e non polemica inutilmente potrebbe aiutare anche gli elettori ad avvicinarsi, perché io ho visto che per ora sono mancati soprattutto gli elettori di sinistra, quindi ci auguriamo che possa presto esserci un'opposizione costruttiva in Italia. Il momento di incontro di oggi è un momento importante che ci onora, che ci commuove anche visti i numeri dei presenti, ed è un momento importante per il territorio perché è difficile che i big facciano visita al territorio quando non si è in campagna elettorale. Siamo nel post campagna elettorale, nel post vittoria elettorale, perché da coordinatrice di Fratelli Italia non posso che ovviamente ridescriverla in così: la campagna elettorale appena finita e che ha visto la nostra leader diventare premier, il primo premier donna della Repubblica Italiana. Oggi abbiamo Giovanni Donzelli che è il responsabile della struttura del partito, che ci onora appunto della sua presenza proprio per rilanciare quello che è l'attività politica territoriale. L'onorevole Giussi Savarino, che ha fortemente voluto questo incontro, che è il primo deputato ARS di Fratelli d'Italia per la provincia di Agrigento, ci onora la sua presenza anche il commissario provinciale nonché regionale per la Sicilia occidentale Gian Piero Cannella, che è anche in giunta al Comune di Palermo, visto anche che c'è Salvo Pogliese, deputato nostro, e della Sicilia orientale commissario. Quindi veramente un momento importante per la città, che ha quindi una centralità assoluta, e ripeto, per il territorio, perché bisogna ripartire dai territori, dalle istanze dei cittadini, e bisogna creare questo collante veloce Palermo, Agrigento, Palermo, Roma, perché dalle comunicazioni continue, costanti e concrete, che veramente si hanno quelle risposte che i tanti che hanno puntato su noi ovviamente ora si attendono. Dopo le vittorie delle regionali era importante ripartire dal territorio e lo stiamo facendo con il nostro coordinatore regionale, ma anche con il nostro coordinatore nazionale, che è Giovanni Donzelli, che è venuto proprio per dimostrare l'importanza dell'ascolto del territorio, l'importanza di ripartire da anche le province come quella di Agrigento, che ha avuto qualche
ha bisogno di qualche fase di assestamento nell'organizzazione perché sia all'altezza di un partito che governa l'Italia e che è il primo partito in Sicilia, è stato primo partito anche ora nelle recenti regionali della Lombardia e del Lazio e vuole davvero cambiare questa terra e quindi deve essere all'altezza dell'entusiasmo che stiamo raccogliendo tra la gente anche oggi. Non essere stata annoverata assessore regionale la stimola di più per il suo territorio? Ma io sono la mia quarta legislatura, non ho mai fatto l'assessore, ho sempre preso molti consensi nella nostra provincia. Significa che la gente apprezza il mio lavoro, sa che io riesco a essere concreta al di là e a prescindere dal ruolo perché la politica la fanno le idee, la fanno le nostre intelligenze, le nostre gambe, la capacità di sapere camminare. In futuro vedremo che ruolo avremo, ma certamente continuerò a lavorare per dare risposta a questo territorio come ho fatto in passato e come ho grande voglia ed entusiasmo di fare. Agrigento è una provincia importantissima per la Sicilia, ma per Fratelli d'Italia in particolare. C'è un partito certamente in salute e in grande crescita, come hanno dimostrato i dati elettorali delle ultime regionali. Un partito che ha tanta voglia di partecipare, di essere protagonista, e per il quale io sto adesso spendendo le mie energie da coordinatore regionale e quindi da commissario provinciale proprio per riorganizzarlo sul territorio e consentire a Fratelli d'Italia in provincia di Agrigento di affrontare tutte le future scadenze elettorali.